ciao a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tutti e tre, in realtà c'è anche qui la nanerottola. C'è anche qui la nanerottola che si chiama Cilento. Ecco, quindi quattro. Perché oggi doveva essere il vlog della vacanza, ma è stata una caccanza, una vacanza. Una mattanza. Ecco, tipo. E quindi no, non sono stata in grado di registrare assolutamente niente perché non abbiamo fatto assolutamente niente. Perché siamo stati, come sempre, a Mentone tutta la settimana, ma, vabbè, a parte il fatto che ci abbiamo messo 8 ore quasi ad arrivare il primo giorno, perché 800 milioni di soste, grazie a costei, quindi siamo arrivati che già non ne potevamo più, in realtà. Poi lei ha svaccato tutti gli orari, naturalmente, perché è in vacanza così, e poi è stato brutto il tempo per tutta la settimana, quindi tutto il nostro, dai, andiamo in piscina, andiamo al mare, facciamo, distiamo, No, abbiamo avuto un giorno e mezzo di sole in tutta la settimana. C'è da dire che però i ristoranti di Mentone sono stati apprezzati. Ci siamo mangiati una buona pizza al Vesuvio, abbiamo mangiato il fritto di pesce e gli spaghetti e frutti di mare al Vulcano, ci siamo mangiati un'altra bella frittura da Massimo. Dai. Il cibo, io mi sono scofanato patè, formaggi e couscous francesi a grandi quantità. Sì, per fortuna erano cose con delle confezioni, perché abbiamo avuto problemi anche con il frigo, che non faceva la condensa, faceva direttamente il fiume. Quindi tutte le cose fresche erano assolutamente impossibili da comprare, quindi no. Niente, lei poverina si era comprati i braccioli, cioè si era comprato, abbiamo comprato i braccioli nuovi, il salvagente nuovo, perché aveva quello ancora con la mutanda sotto, ma chiaramente non c'entra, con le principesse, vero amore? Solo che anche lì è andata sfigata, perché le valvole erano da aprire, ma aprendone una si è bucato un bracciolo, perché le gioie sono queste, e poi appunto essendoci brutto tempo, comunque anche il salvagente ha potuto usarlo poco. Tre bagni totali, che però l'acqua era fredda. Peraltro, mentre facevamo il bagno, quell'unica volta che sono riuscita a fare un bagno decente, prendendo salvagente che si stava allontanando nella piscina, e praticamente sono stata punta da un insetto, perché le gioie sono queste, no? E quindi niente. Quindi cosa è successo? Che chiaramente questi giorni li abbiamo passati a girare per librerie, che sono state anche un po' deludenti, perché erano... Allora, quella ne abbiamo scoperta una nuova l'anno scorso, quindi quest'anno ci siamo andati, ma... avevano ben poco, onestamente, cioè stanze grandi ma poca roba, e quella dove andavamo di solito aveva molti ripiani in meno, molte scaffalature in meno, e anche nelle stesse scaffalature a muro comunque c'erano pochi libri, e quindi è stato un po' triste. E poi siamo andati a Cap3000, dove ho aperto invece una libreria molto grande, molto bella, con delle edizioni stratosferiche, però io onestamente io non ho comprato nulla, perché c'era un'edizione bellissima che costava 28 euro di un libro che comunque sta uscendo in italiano, quindi non aveva molto senso, per quanto fosse un'edizione appunto stupenda, speciale tutto, ma cioè, se poi non mi piace il libro cosa me ne faccio, onestamente. Poi 28 euro sono 28 euro, quindi niente, quindi veniamo quindi agli acquisti. Io più niente che poco, lui poco, lei il mondo. Allora, faccio vedere cosa ho comprato io. Sì. Io no, ho comprato libri, mi sono comprato due camicie. Lo so che dovremmo parlare di libri, ma se vabbè, no, qui adesso è così. Questa è la prima. E questa che ho comprato su consiglio di Melissa è la seconda. Vi piacciono? Sì. Colori sempre allegri e vivaci, mi raccomando. No, vabbè, dai, sono fiorellane. Fiorellane. Poi, tu cosa mentre hai io invece, allora, al primo giro, al Cap3000, ho... preso una bustina mystery box, mystery bag, ecco, più che altro, di topper della penna di Harry Potter, e vabbè, ho trovato un comune, ma non fa niente, perché erano 6 comuni e 6 non comuni, però almeno dei comuni ho trovato quello che volevo, cioè Hermione. In realtà io avrei voluto la McGranit, ma era nei rari, quindi buonanotte. Questi costano 5,50 euro, si chiamano Ushis, se per caso volete, insomma, comprarli anche voi. Sono gommosi, non... Ah, e guardate un po'. Ma aspetta, questo lo facciamo vedere dopo, amore, aspetta. Poi, per avere un po' di gioie, mi sono comprata una confezione di Kinder Joy e ho avuto la fortuna di trovare l'Harry Potter d'oro, quindi dai, almeno la gioia l'ho avuta. E poi, alla libreria solita, invece, anche se ero andata per comprare altro che avevo in lista già da le altre volte che avevo visto, ho comprato questo libro qua, che comunque abbiamo già visto nel book haul, che è costato 13,50 euro. Questo è il book haul, non l'ho detto, ma va bene.
Granit? Volevo minare come Granit, sì. Perché voi? E perché mi piaceva quel personaggio lì, però non l'ho trovato, ho trovato Hermione, va bene lo stesso. Allora, vediamo cosa ha comprato Minerva. Minerva invece ha comprato il mondo, letteralmente. Cioè, proprio ma il mondo? Tutto il mondo è comprato. Vediamo. Allora, partiamo da qui giù perché... Allora, lei ha dai nonni, questa bambina Fortunella, ha un gonfiabile che ha la parte per saltare, lo scivolo e poi giù la piscina, che volendo può essere riempita d'acqua o di palline. Noi avevamo già delle palline, ma erano poche. Siccome abbiamo trovato l'offerta che 50 palline erano a 4,50 euro, abbiamo fatto una bella scorta, abbiamo preso 250 palline. Quindi abbiamo 5 reti di questa roba qua. 5 reti, gente, 5 reti. Le palline solo perché 700 adesso. Eh sì. Ne abbiamo prese solo 5 perché poi non ci stavano più in macchina e quindi poi cioè, diventava un problema tornare a casa. Poi, sempre lì in quel negozio, abbiamo comprato lo Scottex di Minnie, perché insomma trovi lo Scottex di Minnie, cosa fai? Non lo compri? E ovviamente abbiamo trovato anche quello di Paperino e quindi anche lui. Vero? Però noi perché siamo andati in quel negozio? Perché lei aveva visto un... come si chiama? Tipo un dépliant di Natale, perché là chiaramente non andandoci nessuno per tutta la... Cioè, da un'estate all'altra non ci va nessuno in mezzo, no? Quindi c'era un depilato di Natale e lei aveva visto l'ennesima Minnie. Quando l'ha vista lì al negozio non ha capito più niente, vero amore? Sì. Chi è questa? Minnie Cuoricina. Ecco, questa è Minnie Cuoricina, per distinguerla da tutte le altre. Come sapete, non ne ha poche. Poi, sempre in quel negozio, ha comprato questa, che è una bomba da bagno, adesso poi la useremo, vero? Tu non vedi l'ora di usarla, che all'interno ha una sorpresina, quindi quando si scioglierà potrebbe trovare una sirena, una fata, un unicorno, un arcobaleno, boh, non lo so, qualcosa di questo. Scopriremo poi che cosa sarà. Poi, al negozio dove io ho comprato questo, sostanzialmente, lei ha comprato Biancaneve, perché ci mancava Biancaneve, poi mentre eravamo in un altro supermercato, sempre della stessa serie, ha comprato Elsa, nonostante ne abbia già 895. Però va bene lo stesso. E poi, siccome di Minnie ne avevamo poche, abbiamo trovato una sorta di GameStop, che non è un GameStop, però avete capito il genere di negozio, dove c'erano queste mystery box di Mickey and Friends. E l'abbiamo presa una totalmente a caso, ma siamo state super fortunate perché lei voleva Minnie, ma non solo abbiamo trovato Minnie, abbiamo trovato anche quella più rara, perché di queste ce n'è una su 36 invece che uno di 6, e i più rari sono uno su 72, quindi insomma gli ultra rari sono quelli là, questi sono i rari, quindi abbiamo avuto fortuna, vedremo poi se riusciremo magari a trovarne anche altre, perché lei in realtà voleva la Minnie rossa. E anche incollarle il naso. Ecco, anche incollarle il naso, perché l'ha fatta volare non so quante volte, e quindi ovviamente il naso ha preso il volo anche lui. Poi, sempre rimanendo in tema di Minnie e topi e paperi, eccetera, abbiamo preso questo doppio puzzle, ovviamente, con spassi e la combricola e i nostri amiconi qua, perché qui se le cose non sono Minnie e topo non vanno bene. E poi arriviamo alla sezione libri. È vero, amore? Che ne abbiamo comprati un bordello. Allora, vabbè, in realtà il primo è quello dell'Happy Meal del McDonald's, perché dove vai se al McDonald's non ci vai. Sapete che noi tutte le volte dobbiamo assolutamente andare a McDonald's, non è salutare, ma who cares, no? Vieni, cioè, mamma. Sei in vacanza e lo fai. Questo peraltro è carino perché parla di affrontare le paure e parla dello sport, dell'amicizia che nasce con lo sport, insomma, molto carino. Parla di questo gatto che ha paura dell'acqua, però va alla lezione di nuoto, fa nuovi amici e lo aiutano ad affrontare questa paura dell'acqua. Poi, a tema acqua, diciamo, ha voluto comprare questo con i pesciolini, lei piacciono tantissimo questi libri con linguette, robine da muovere, chiaramente, vabbè, essendo piccolina è normale, e quindi ha preso questo, che è sotto il mare, insomma. Poi abbiamo fatto un acquisto un po' farlocchino, tra virgolette, nel senso che c'era questo box di libri di Lupetto, con le storie della settimana, lei ha già un libro con le storie della settimana di Lupetto, però qui in ogni libro ce ne sono due invece che una, cioè noi abbiamo un libro con 7 storie, quindi in ogni libro ce ne sono 2 e 6 ci sono già in quell'altro libro, mentre le altre 8 per fortuna non ce le ha. C'era il box con la scatolina, cioè sì, c'era la scatolina in forma di casetta e tutto, ma ha fatto una brutta fine, quindi abbiamo dovuto buttarlo, e quindi scatola di Lupetto, e vabbè, ci ha giocato in altre maniere, vabbè, chi se ne frega, voglio dire, cioè, tanto l'importante sono i libri, ma poi sono anche molto carini, ce n'è uno per giorno della settimana e peraltro sono anche comodi da tenere in mano, a differenza di quello italiano che è enorme. Venerdì
sabato, cioè penso che siano in ordine, io li avevo messi in ordine, quindi sto dicendo giorni della settimana senza leggere i titoli. Poi alla libreria nuova che abbiamo scoperto, abbiamo scovato due libri delle principesse, adesso poi recupereremo anche gli altri due perché cosa fai, li prendi. Abbiamo trovato Mulan a un piano segreto e Belle ama i libri. Sono le principesse da bimbe, prima che diventassero famose, prima che diventassero le principesse, insomma, fanno delle piccole avventure. Ci sono poi anche Ariel e Cenerentola e quindi ovviamente le dovremo assolutamente recuperare, no? Ariel e Cenerentola. Qui c'è anche, dov'è? C'è Ariel e Cenerentola e noi le recupereremo. Allora, Minerva ha problemi col francese? Beh, ovviamente non lo capisce, però noi non ce ne frega niente. Tanto leggo io, glielo traduco e quindi va benissimo così. Peraltro questi costano uno sputo perché costano 5,95€, quindi insomma, bello. E poi naturalmente sul viaggio di ritorno, che siamo scappati via un giorno prima naturalmente, perché dovevamo tornare oggi 30 giugno, domenica, ma siamo scappati via ieri perché pioveva per l'ennesima volta, lei comunque non ne poteva più di stare lì perché giustamente si stava annoiando, col fatto di stare comunque sempre in casa, perché, cioè, sempre in casa o comunque al parco dove c'era un gioco, uno, letteralmente uno, e quindi insomma, siccome dava pioggia per l'ennesima volta, ho detto, senti, basta, andiamo a casa, chi se ne frega, e va bene così, e abbiamo fatto bene, solo che fermandoci all'autogrill per rimpinzarci, ovviamente poi siamo passati davanti ad altre bamboline delle principesse, e quindi ecco qui una povera Rapunzel che è stata scoronata, è stata privata delle scarpe, ed è stata anche malamente pettinata in qualche maniera. Sempre Rapunzel. È sempre Rapuzzola, come diciamo noi. È vero, Mirvin? È Rapunzel. E questo invece no. Vabbè, qui c'è poi la new entry di oggi che non c'entra con le vacanze, ma quando la signorina esce col papà, immancabilmente torna a casa con qualcosa di nuovo e infatti oggi è riuscita ad accaparrarsi Cenerentola in questa versione testone e peluche che suona pure, ma non vi faccio sentire perché non so se c'è. No, perché non so se c'è il copyright sulla musica. Che era da tanto che le puntava, insomma, già mesi fa mi aveva chiesto Biancaneve in realtà, poi oggi è tornata con questa. E quindi dovremo poi recuperare anche Biancaneve, Belle, Ariel e compagnie danzante, certo, tutte. Quindi niente, faremo una collezione di collezioni di principesse. Abbiamo allora, finito? Adesso questa bambina è lì che non vede l'ora di andare a fare il bagnetto e scoprire cosa c'è nell'ovetto. Lo fa adesso? Sì, è vero amore. Saluta il nostro pubblico. Tirati su che non ti si vede. Ciao! Ciao! Chi salutiamo? Sì, spero che le vostre vacanze siano state più belle. Speriamo che le nostre vacanze siano state più belle. Ma le vostre, non le nostre, ma le nostre sono state. Insomma, perdi. I vostri? I vostri sono state bellissime. Ecco, speriamo che le vostre siano state bellissime. O se devono ancora arrivare, che adesso saranno bellissime. Fare e noi vi salutiamo. Ciao. Ciao. Loro sono già andati. Raccontateci la vostra, fateci sentire magari un po' meno sfigati, non lo so, trovate dei punti positivi in queste vacanze così e noi ci aiuto, vediamo alla prossima, ciao!